Francesco, faccio il liutaio dal 2003. Ho iniziato per passione, chiaramente, poi è diventato un'ossessione. Qui nel Settecento c'erano 5 conservatori, di cui uno era solo femminile. Liutai, compositori, musicisti. Questa tradizione di liuteria, quindi dalla fine del Seicento, almeno per quello che riguarda i violini e gli archi in generale, non si è mai fermata. E quindi ha proseguito nel Settecento, nell'Ottocento, nel Novecento e anche adesso. Ora è diventata di nicchia, è diventata come più fare l'artista, ma in realtà questo è un lavoro dove ci sono i calli sulle mani. E io vado in montagna a scegliere tra gli alberi, i tronchi, quelli che mi piacciono, per costruire poi un violino in montagna in Nord Italia, insomma. E questo ti aiuta ad essere sempre sereno. Mi sveglio la mattina contento di andare al lavoro, questa è una grande fortuna, io lo so che di essere fortunato. Certo, c'è tanto studio, come fare il musicista, tu non è che prendi il diploma e diventi musicista, è uno studio che farai tutta la vita e questa è la stessa cosa. Quindi gli orizzonti si allontanano, non si avvicinano mai, scopri sempre nuove cose, le vernici, il tipo di legno, un modello da imitare, insomma, da prendere come esempio il modello del Settecento napoletano. E qui effettivamente in città non è tanto valorizzato, ma questo vale per tutti i settori, che uno va fuori, che ne so, a Nord Italia e i violini sono più belli, ma non è così. Si studia la nostra tradizione più fuori che qui. Il paradosso è che un mestiere così antico sia un'innovazione.